Passo! Passo! La mia ricerca di vita, libertà e cibi piccanti in America prosegue al caliente di Richmond, in Virginia, dove affronterò la sfida delle alette stupide. 8 alette fuori misura cucinate con spezie così piccanti da sconfiggere il 99% degli sfidanti. Ma se riesco a batterle senza ricorrere al latte, vinco una maglietta con la scritta "Io sto con lo stupido" e il pasto è gratis. Ho mezz'ora per finire una salsa super piccante. Una stupidata! La sfida delle alette stupide risale al 2004, anno di nascita del caliente, ed è così infuocata che il personale cerca sempre di dissuadere i temerari che vogliono affrontarla. Con quale frequenza i clienti si cimentano in questa sfida? Direi che ogni fine settimana c'è qualcuno che ci prova. E voi li dissuadete? Sì. Il cliente si fa avanti e voi dite di no. Deve firmare una liberatoria e deve guardare un video. Deve guardare un video? Sapevate che non è saggio ordinare un piatto che si chiama alette stupide? Vi sembrerà anche una scelta gustosa, ma fareste meglio a ripensarci. Altrimenti potreste fare la fine di questa fanciulla. Mi sento... Calma, non toccare nulla, calma! Non toccare nulla, calma! Calma così! Calma, bene! Come ti senti dopo un solo boccone della sfida? Ustionata? Un guaio. Questa è la cucina del caliente. Lui è Dave Bender, colui che ha ideato la sfida delle alette stupide. Una sfida veramente folle. Tanto piccante da rendere stupidi davvero. Stupidamente piccante. Innanzitutto le alette stupide finiscono nella friggitrice. Quindi Dave prepara la base della salsa stupida. Un mix blando di salsa piccante, margarina e salsa barbecue. Ma poi fa il piromane e aggiunge la polvere rovente di habanero. Basta così, ti ringrazio. Una spolverata di pepe di cayenne. Non gioco più, me ne vado. Ora viene il bello. Il bello, altresì noto come... lo scrigno del giudizio universale. Lo scrigno del giudizio universale, neanche Harry Potter lo sconfiggerebbe. Qualcosa mi dice che il maghetto non mi salverà da questo orrore. Nello scrigno del giudizio universale ci sono gli avanzi di tutte le salse stupide fatte da Dave. Che c'è dentro? Assomiglia all'Area 51. E dai, Dave, e dai. Coraggio. No, dai, è assurdo. Dopo aver preparato la salsa per la sfida, Dave ne versa gli avanzi nello scrigno del giudizio universale, dove le spezie continuano a marinare. E così la salsa diventa sempre più piccante col tempo. Sì, senti che odore. Dave aggiunge l'infernale marinata, ma non finisce qui. Estratto di capsaicina. Sei... La capsaicina rende piccanti i peperoncini. La cosa brutta dell'estratto è che si limita a infliggere pene infernali. Non è un aroma. Non è un aroma, lo ammetti? Brucia e basta. È nitroglicerina. Dave aggiunge 5 gocce di estratto di capsaicina pura e poi ci inzuppa le alette. E come se non bastasse, il piromane pratica dei fori nella carne per assicurarsi che la salsa stupida arrivi fino all'osso. Quale consiglio mi dai prima della sfida? Ah, io te ne do uno solo. Lascia perdere. Dopo questa perla di saggezza, Dave sistema le alette nel piatto. Ed è ora di fare gli stupidi. Adam, firma la liberatoria. E ti pareva? Ci solleva da ogni... onere. D'accordo. Coraggio. Sarò sincero, ragazzi, ho paura.
Dai, Adam! Coraggio! Richmond, Virginia, Stati Uniti d'America. Stasera mi sento di affermare che sono fiero di fare un po' lo stupido! Adam, questa è la sfida delle alette stupide. Hai mezz'ora per finirle. Senza salsa ranch, senza latte e senza pane. Hai la birra e il tè freddo. Sei pronto? D'accordo. Via! Oddio! La prima aletta è un torrente di lava che mi scorre sulla lingua. È piccante fino all'osso. Alla seconda aletta, la salsa stupida mi ha già ridotto a un cretino. Ma io reagisco. Hai fatto fuori tre alette. Ottimo lavoro, Adam. Ho ingollato sei alette. Me ne mancano due. Ma il calore è insopportabile. Non ce la faccio ad andare avanti così. Adam è arrivato a sei alette, ma è in difficoltà. Speriamo bene. È una follia. Avanti! Ci sei quasi! Ci sei quasi! Ancora una, Adam! Ancora una! Forza! Ancora una! Ci siamo! Mi faccio coraggio! E attento, l'ultima aletta! Non è la cosa più saggia che abbia mai fatto, ma ho conquistato una maglietta con la scritta "Io sto con lo stupido" e mi sono liberato della sfida delle alette stupide. Questo è un giorno stupido per me! Tu, cara. Come ti senti dopo questa sfida? Ho una confessione. Le alette le ho finite, ma mi hanno finito anche loro. Me ne hanno date di santa ragione e me ne stanno ancora dando.